Benvenuti in questo nuovo video e penso che sia arrivato il momento di accontentare tutti quelli che hanno richiesto qualcosa relativamente al PDP, oppure viene anche detto piano didattico personalizzato. È un documento specifico per la didattica che si riferisce a due tipologie di studenti, gli studenti DSA, ossia con disturbi specifici dell'apprendimento, e gli studenti PES, ossia con bisogni educativi speciali. Attenzione, non appartengono a questa categoria gli alunni PES che hanno una disabilità riconosciuta dalla legge 104 del 92, per i quali invece è previsto il PEI, che è il piano educativo individualizzato. Quindi no studenti con 104. Molti testi riportano che i DSA fanno parte dei PES, cioè all'interno dei PES ci sono tutti. Allora, io, siccome non, a mio avviso non è così importante dire se all'interno dei BES ci sono i DSA, anche se quasi tutti, cioè le nuove normative essenzialmente dicono questo, che i BES essenzialmente sono formati da studenti con 104, studenti DSA e studenti con svantaggio economico piuttosto che stranieri, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe sembrare una ridondanza scrivere sia DSA che PES, però dicendovi questo penso che vi ho chiarito le idee. Allora, quindi ricordatevi che ci sono diversi documenti specifici per la didattica. Io vi ho già detto del piano didattico personalizzato, del piano educativo individualizzato, che è il PEI, e poi c'è anche il PAI, il piano annuale per l'inclusione. Allora, adesso stiamo discutendo nello specifico del PDP, che è un documento previsto dal Ministero dell'Istruzione, ed è stato creato in base al decreto ministeriale della legge del 12 luglio del 2011 e serve per riuscire ad accordarsi su una determinata specifica didattica che va attuata quindi per gli alunni PES. Quindi essenzialmente verranno indicati nel piano didattico personalizzato, in particolare gli strumenti compensativi e dispensativi. Se volete, un video, a parte che va in maniera mirata a discutere su tutte le misure compensative e dispensative, che sono veramente tante e sono anche importanti, me lo chiedete qui sotto. Se siete in tante a richiedermelo, vi farò un video specifico. Per ora vado avanti perché ovviamente già il piano didattico personalizzato richiederà abbastanza tempo. Io cercherò di essere il più sintetico possibile. Allora, il PDP, quindi abbiamo detto che può essere di due tipi: per i BES, che essenzialmente sono studenti stranieri o con difficoltà economiche o con altri tipi di difficoltà, anche disturbi psichiatrici, ok? Per i DSA e per i BES che fanno parte di questa categoria, ok? Per tutti questi tipi di alunni si faranno dei piani didattici personalizzati, ma in maniera diversa. Scusate, metto velocemente in pausa, ho una chiamata importante. Scusate, eccomi, sto registrando. Vabbè, questo è il limite di chi non fa lo youtuber per professore, sì, per professore, per professione. Io sono un professore, era un lapsus freudiano, io sono un professore come voi, e
e adesso lavoro e faccio attività di ricerca all'Università di Tor Vergata a Roma, e quindi mi capita spesso, insomma, di essere chiamato anche per telefonate relativamente urgenti e sono costretto a lasciare il telefono aperto. Ciononostante, lo ripeto, grazie a tutti quelli che condividono i video, che li commentano, che mi danno gratificazione con commenti. E quindi grazie a tutte quelle persone che si stanno preparando ormai alla prova scritta imminente del concorso ordinario, ma anche per coloro che si stanno preparando per gli altri concorsi, io tra virgolette faccio questo sforzo di mettere in rete sempre video che possono essere utili per tutto il mondo della scuola. Allora, vi ricordo, dato che ci sono, ho perso la penna, eccola qui, la riprendo, che i disturbi specifici dell'apprendimento sono essenzialmente caratterizzati, questa volta ve li dico tutti e quattro, visto che li sapete, dalla discalculia, dalla disortografia, dalla dislessia evolutiva e dalla disgrafia. Ma in linea di massima, uno studente di SA difficilmente avrà solo uno di questi elementi. Di solito, ad esempio, il fatto di disortografico e disgrafico vanno di pari passo. E quindi, cioè, vi posso dire che in base anche alla mia esperienza, tanti studenti avevano tutti e quattro, insomma, le forme di disturbo specifico dell'apprendimento. E quindi, se vi dovesse uscire una domanda di questo tipo, fate attenzione anche a come rispondere. Sapete che un dislessico con problemi, ad esempio, lettura, leggerà le sillabe in maniera estremamente più lenta e, oltre a un problema quantitativo, quindi di velocità di lettura, ci sarà anche un problema qualitativo, ossia la difficoltà di riconoscere alcune sillabe, e quindi nella lettura tenderà pure a sbagliare i termini. Ovviamente può esistere tra le varie figure il tutor DSA, che è proprio, diciamo, l'insegnante specifico per gli studenti DSA. Diciamo che la legge del 2012 che regolamenta gli studenti DSA non ha previsto alcun insegnante di sostegno per gli studenti DSA, questo pure ricordatelo bene, mentre per tutti gli studenti con la 104 è previsto l'insegnante di sostegno. Ed è anche diverso quindi andare a redigere il PDP per queste diverse figure di studenti. Quindi, allora, la prima domanda potrebbe essere: chi deve redigere il PDP? Allora, il PDP deve essere redatto dalla scuola. Allora, deve essere redatto dalla scuola. Ovviamente, dal consiglio di classe, a cui il DSA appartiene, quindi consiglio di classe. Ed in particolar modo, se si rifiutano tutti, di solito, diciamo, se si rifiutano tutti i docenti del consiglio di classe, poi per ogni classe c'è un coordinatore di classe e c'è un segretario, quindi di solito poi redare il piano didattico personalizzato in assenza di insegnanti di sostegno, perché se c'è anche uno studente con 104 all'interno della stessa classe, di solito poi viene dato tutto all'insegnante di sostegno. Se non c'è, solitamente poi viene dato al segretario, di solito al segretario, perché è colui che scrive tutto quello che accade durante i consigli di classe, oppure direttamente al coordinatore di classe, docente coordinatore di classe. Ma in ogni caso, per legge, la legge dice che deve essere redatto dalla scuola. Quindi mi sono andato un pochettino oltre e vi ho detto nella realtà poi che cosa accade. La certificazione di SA dell'alunno è vincolante? Sì, assolutamente che è vincolante. Bisogna che ci sia coerenza tra la certificazione di SA data alla scuola, che viene quindi fornita dalle figure professionali, e
le azioni che vengono poi definite nel piano didattico personalizzato. I contenuti del piano didattico personalizzato vengono definiti. Questo certificato, tra l'altro, se volete ve lo posso anche caricare, me lo lasciate scritto sotto nei commenti. Trova, diciamo, i contenuti vengono stabiliti nelle linee guida del 2011. Quindi la scuola può scegliere gli strumenti per la compilazione o i modelli che ritiene più efficaci. Non esiste un unico piano didattico personalizzato per tutte le scuole italiane, ma ogni scuola poi se ne procura uno e lo può anche caratterizzare relativamente alle specifiche esigenze dei propri studenti. Quando è che va presentato il PDP per gli alunni con DSA? Allora, va presentato ad anno scolastico già iniziato e dovrebbe essere operativo entro i 3 mesi da quando la documentazione diagnostica è stata presentata a scuola. Quindi va compilato e presentato ad inizio anno scolastico. Se la documentazione arriva in itinere durante l'anno scolastico, deve essere operativo entro i 3 mesi. Però vi consiglio caldamente che se un genitore vi ragguaglia e vi dice: guardate, mio figlio è stato certificato DSA, vi consiglio di cominciare subito ad adottare misure compensative e dispensative, soprattutto nelle verifiche. Quindi, ad esempio, vi faccio un esempio concreto: in una prova scritta, magari dispensate lo studente dal dover risolvere tutte le tracce. Magari potete preparare una prova scritta con caratteri più grandi, se magari la prova viene scritta in un formato A4, e quindi magari dare del tempo in più. E poi ci sono particolari riferimenti che vi dovrei dire per quanto riguarda la lingua inglese, se qua c'è qualche insegnante della lingua inglese interessato e quindi vuole andare più nella specificità dell'argomento, poi mi lascia un commentino. E il PDP invece per i BES, quindi per tutti gli altri studenti non DSA e non 104, quindi PDP per bisogni educativi speciali, riguarda, a questo punto vi faccio una piccola elencazione, quindi tipologie differenti di disturbi non previsti dalla legge 170-2010 sui DSA, quindi legge no, legge 170-2010 sui DSA, alunni con svantaggi socio-culturali e socio-economici, sì. Svantaggi sociali, mettiamo così, culturali ed economici, o alunni i quali si presume che siano DSA, ma non hanno ancora espletato l'iter diagnostico di DSA, quindi alunni no DSA, ma probabili DSA. Questo è quello che dice la normativa. Il piano didattico personalizzato è obbligatorio, è in questi casi a discrezione della scuola e contestualmente all'individuazione dell'alunno con BES, anche perché l'alunno BES può essere, badate bene, anche temporaneo in alcuni casi. Ad esempio, capite bene che uno svantaggio economico può essere anche uno svantaggio, sicuramente si spera, temporaneo. Anche qui la scuola è la principale responsabile nel redigere il piano didattico personalizzato e può anche chiedere assistenza agli esperti. Viene redatto in questo caso anche in accordo con la famiglia. I contenuti sono sempre definiti nelle linee guida del 2011 e sono stabiliti in queste linee guida i contenuti minimi del piano didattico personalizzato. Essenzialmente, da che cosa è composto? È composto da dati generali, quindi dati anagrafici dell'alunno, gli interventi pregressi, eccetera, eccetera, quindi dati studenti. Questa è la struttura del PDP, molto rapida. Funziona
funzionamento delle abilità di letto, scrittura e calcolo, quindi abilità, lettura, scrittura, calcolo, è costituito sicuramente da un'osservazione diretta dell'alunno, osservazione alunno, fatta l'osservazione, dalle caratteristiche del processo di apprendimento, quindi capacità di apprendimento, vengono poi elencate le strategie e gli strumenti utilizzati dall'alunno nello studio, strategie e strumenti. Si stabilisce anche se vengono cambiati gli obiettivi specifici di apprendimento che sono previsti dal piano di studio e quindi dalle indicazioni, prima dalle indicazioni nazionali sulle quali poi viene redatto il piano di studio. Quindi eventuali modifiche al piano di studio. Vengono elencate anche strategie e metodologie didattiche. Le attività che vengono programmate. Misure compensative e dispensative. Ovviamente, come dicono le parole stesse, dispensativo è qualcosa nel quale l'alunno viene esonerato dallo svolgere certi tipi di compiti o attività che per lui potrebbero essere problematici, come ad esempio la lettura in inglese ad alta voce, il trascrivere testi dettati, eccetera, eccetera. Gli strumenti compensativi sono aiutarsi nello studio con registratori, tablet, correttori ortografici, libri digitali, e ci sono anche le misure che vi ho detto prima io per quanto riguarda le verifiche. Infatti, nel piano didattico personalizzato vanno anche redatte le modalità di verifica e valutazione, quindi verifica e valutazione, e in ultima fase va anche redatto il patto con la famiglia e con l'alunno, patto famiglia e alunno, ed un patto vero e proprio che verrà firmato sia dagli insegnanti del consiglio di classe che dalla famiglia e dal dirigente scolastico, oltre che dal tecnico competente. Io direi che con questo è tutto, può bastare, siamo arrivati alla fine della slide, alla fine del video. Io vi auguro buono studio, in bocca al lupo per tutti quelli che si accingono al nuovo concorso straordinario.